Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pasquale Cerio, oggi ci siamo su The Escapist. Ok, ma io no, io metto il nome di Ernesto J, che scemo, Ernesto J. Ernesto J. Ok, iniziamo l'avventura. Caccia, vai! Che cazzo sei? Ah! Che cazzo! Comunque ragazzi, io sono il vero Ernesto J e oggi siamo in un nuovo video, ragazzi. Siamo su The Escapist per la seconda volta. Mio fratello mi ha cancellato il cavolo di mondo. Dobbiamo andare, ragazzi, a fare sta cosa. Se no, vediamo che ci vende questo. 30 euro. Per un kit 15 euro, 60 cazzo di cosa? Ma che cazzo è sta roba? Cioè, sul serio, ragazzi, qua stanno esagerando, ma io non voglio più. Cioè, big money è sempre quello. Oh, una mazza da tennis, dello scotch, della lama. Fai un ultimo affare, ma io me ne devo andare. Devo andare a prendermi lavoro prima che se ne prendano sti stronzi. Jacob. Non prendi un cazzo. Lavanderia, io sono. Bene. Back. Back, back. Io faccio questo lavoro qui, se no ti ammazzo. Comunque ragazzi, queste stronze di guardie non mi vogliono andare a fare a lavorare. Affanculo. Questo tiene questo, sottraggono quello, ma che cazzo? Ogni cosa è d'oggi è così. Comunque ragazzi, si vede un pochino più di sole perché ho aggiornato la mia telecamera. E baffanculo. Dovrei. Questo è la mattinata. Ragazzi, ho trovato un'arma letale. Letale! Ma mi faccio giusto giusto. Nel tempo libero proprio. Mi nascondo. La crafting, eccola qua. Ragazzi, è la prima volta che ci riesco. Ragazzi, non è mai possibile nella mia vita. Giuro, non è mai stato possibile che ho preso un calzino. Perché nei The Escapist si prendono dei calzini. E poi tutto l'altro resto. Poi ce l'aveva Jack. Come si chiamava? Tronin. Come cazzo si chiama? Oh, ce l'ho. Oh, fammela a me. Allora. Direi di sì. C'abbiamo questo in tasca. Ci darebbe tanti soldi. Launch day, che significherebbe questo. La mia arma letale finalmente. Poi mi servono pure dei cucchiaini. Perché i cucchiaini, no, sempre ti fanno male alla pelle della minchia, della minchia, della minchia. Chiusmi! Ma ti do questo ciastronzo di merda. Ragazzi, come vedete, ho aggiornato il microfono. Questo è il microfono nuovo. E ragazzi, questo gioco. Cioè, già lo sapete, perché cazzo dico sempre questo? Comunque, questa volta abbiamo trovato un calzino proprio nella nostra chest. E mo, se ce la faccio. Ecco. Sì. Ok. Oh sì, è vero. E mo io come faccio? Oddio. Ernesto, sgombiti. Mamma, aspetta, sto facendo.
Mo gli freghiamo a questo qua. Gli mettiamo le cose illegali. Gli mettiamo le cose illegali. E dopo ce le ripieghiamo. Perché così facciamo i soldi e facciamo i stronzi. Poi prendiamo tutti questi vestiti sporchi, che è il nostro solito lavoro. Che schifo di lavoro. Che schifo del lavoro. Ma vaffanculo. Ecco ragazzi, prendiamo il primo vestito. E lo mettiamo lì dentro. Poi prendiamo altri due vestiti. E ci vediamo dopo. Ragazzi, non ci credo, ci hanno uccisi perché noi eravamo dei poliziotti. Ma che cazzo di poliziotti sono? E mo li vanno a picchiare, non me ne fotte un cazzo. Dove stavano? Dove stavano, mortacci loro? You just... È arrivata Sherlock Mabort, stronzo. Molto stronzo. Comunque ragazzi... Ma... You wanna fuck! Stai calmo! Ecco qua ragazzi, si sta facendo. Non c'ha un cazzo questo. Ma noi, per fortuna, abbiamo una cosa molto molto speciale che nessuno potrà mai avere. Cioè, questo non è il nostro Dex, ma io vado a rubare... Perché ti sei rubato un vestito sporco? Ma voglio vedere proprio se mi va. Mi va un cazzo. E mo glielo posa di nuovo. Si è buggata? Si è buggata. Vabbè, non si è buggato un cazzo, mo. Partito. Mamma, che c'è? Ecco qui. Mo dovrei andare a rubare nelle ceste perché sono un ladro. Perché per questo sono stato messa in prigione. Oh ragazzi, questo c'ha la carta di intriti. Nice, ecco. E mo me le prendo io tutte ste cose illegali. Oh ragazzi. Oh! Comunque le andiamo a riposare nella nostra crafting cave. Crafting. Il mio desk, 1 e 2. Forse questo ci servirà. Vediamo. Se ci serve, ragazzi, giuro che non sclererò mai più nella mia vita. Era più avanti. Porca puttana troia vacca. Porca puttana, che cazzo di rap sto facendo? Adesso ci possiamo permettere tutte le stanze. Abbiamo... Come abbiamo solo 9 dollari? Vaffanculo. Ragazzi, mo ho un'idea, questo ci dà dei soldi, non lo so, vabbè. Ok ragazzi, spero che questo video vi è piaciuto, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale e bella ragazzi.